scopo di questa breve registrazione è illustrare quali sono gli approcci più comuni per la valutazione dell'anatomia vascolare dell'addome, degli arti inferiori e dei tronchi sovraortici. Vedremo adesso insieme quali sono le finestre acustiche migliori per l'imaging vascolare color Doppler, che talvolta corrispondono a quelli che siamo abituati a utilizzare nell'ecografia bidimensionale, talvolta sono invece diversi per le necessità di insonazione del Doppler, che come ben sapete non corrispondono con precisione all'imaging ecografico bidimensionale. Cominceremo quindi insieme a valutare i principali rami arteriosi e venosi dell'addome e vedremo insieme quali è il modo migliore di rappresentarli in modo corretto con un esame color Doppler. Allora, questa che vedete è chiaramente l'aorta addominale. Dobbiamo evitare il più possibile di mantenere una immagine che sia perfettamente a 90 gradi con la sonda. È chiaro che questa sarebbe la migliore immagine per quanto riguarda l'imaging bidimensionale, ma è assolutamente non corretta per quanto riguarda il color Doppler. Come vedete abbiamo una evidente impossibilità nel stabilire la direzione di flusso. Quando ci poniamo invece con un angolo di circa 45 gradi, le cose migliorano nettamente. Correggiamo un momentino il preset in maniera tale da ottimizzarci per la velocità dell'aorta, che non è bassissima, e vediamo adesso che abbiamo una corretta rappresentazione. Come vedete il flusso in aorta è almeno bifasico, perché abbiamo una fase in rosso e una in celeste. Vedete che questo corrisponde con precisione a quello che possiamo vedere con il Doppler pulsato. Correggiamo l'aliasing. Perfetto. Vedete che in questo tratto di aorta al di sopra dell'emergenza delle arterie renali il segnale è appena modestamente trifasico, c'è cioè un piccolo picco invertito a questo livello e per il resto il flusso è sempre diretto verso valle. Il primo ramo ad essere visualizzato immediatamente o poco dopo l'origine dell'aorta addominale al di sotto del diaframma, lo vedete a questo livello, è il tripode celiaco. Tripode celiaco che si vede meglio chiaramente in scansione assiale.